Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Nel video di oggi vi parlo di come dimostrare 10 anni in meno grazie a un incarnato e a un colorito sano e luminoso. Stiamo infatti avvicinandoci moltissimo alla bella stagione, ormai siamo in primavera, certi giorni fa già caldo, c'è un bel sole fuori, almeno quasi sempre, e quindi secondo me è importante lavorare anche sulla qualità della nostra pelle e renderla soprattutto più luminosa, più sana in vista della bella stagione. Per cui oggi vi presento la mia personale Top 10, un mix di prodotti che si sono rivelati efficaci, importanti e geniali e anche di piccoli gesti quotidiani assolutamente gratuiti con cui possiamo fare risplendere la nostra pelle e quindi anche apparire più giovani. Il primo gesto è senz'altro quello di bere di più. Bere moltissima acqua è molto importante per tantissimi motivi, sia per depurarci dall'interno che per esempio per far lavorare bene il nostro metabolismo, ma è fondamentale anche per la qualità della nostra pelle. Se infatti non ci idratiamo costantemente dall'interno, molto di più di quanto magari siamo abituati a fare se seguiamo i nostri istinti, la nostra pelle facilmente si asciuga, si secca dall'interno e appare quasi in cartapecorita, soprattutto nella nostra fascia d'età. Invece aggiungere acqua, bere molto, minimo secondo me 2 litri al giorno, aiuta a regalarle quel turgore e anche quella luminosità proprio dall'interno e oltretutto è un gesto che non costa niente. Un secondo gesto importante è quello di utilizzare ogni giorno un buon esfoliante. L'esfoliazione è un gesto fondamentale per rimuovere le cellule morte, ma soprattutto per stimolare la produzione di nuove cellule. Questo soprattutto nella nostra fascia d'età, dove questo processo, che in sé è perfettamente naturale, risulta rallentato e quindi va aiutato con una buona esfoliazione. Detto questo, l'esfoliazione non dovrebbe essere mai troppo violenta per non depredare la nostra pelle anche da quelli che sono gli oli che produce naturalmente, che aiutano a renderla bella, levigata e luminosa. Quindi ecco, utilizziamo i prodotti giusti. Io un prodotto favoloso che sto utilizzando in questo periodo è questo di Elemis, che ho trovato tra l'altro nel fantastico Beauty Egg di Lookfantastic, che ancora per pochi giorni è in offerta. Come sempre di tutto trovate il link qua sotto. C'era proprio questa taglia, diciamo, che da sola praticamente costa già quasi come l'uovo, più tantissimi altri prodotti che trovate nell'uovo. Per cui è un'ottima idea, invece dell'uovo di cioccolato che fa solo venire i brufoli, regalarsi il beauty egg, secondo me, perché è assolutamente vantaggioso. Comunque questo prodotto di Elemis, che si chiama Superfood Aha Glow Cleansing Butter, anche di questo vi lascio il link qua sotto, è un balsamo struccante ma anche detergente. Io infatti lo uso anche al mattino per lavarmi la faccia. Lascia la pelle morbidissima, è profumatissimo, contiene vitamine e al tempo stesso leviga la pelle grazie agli AHA, quindi la lascia perfettamente pronta per accogliere i trattamenti successivi, per esempio un buon siero, ma anche il trucco, e allo stesso tempo esfolia con una delicatezza senza pari. Tra l'altro dura tanto perché ne basta una piccola quantità. Parlando di vitamine, un altro gesto fondamentale per togliere anni alla nostra pelle è un buon siero alla vitamina C. La vitamina C sulla nostra pelle non solo regala luminosità, la rende più omogenea come colorito, che mano a mano che ci avviciniamo all'estate è un gesto importantissimo. Io uso questa di La Roche-Posay, che ha la vitamina C10, ed è un prodotto che adoro, che utilizzo tutte le mattine, che trovo assolutamente efficace. Un altro gesto importante, questo 12 mesi all'anno, ma più che mai è importante adesso, è quello di proteggere la nostra pelle dai raggi solari. Potete utilizzare i prodotti che desiderate, io personalmente anche in questo caso mi affido alla Roche-Posay, in particolare alla famosissima linea Altelios, che è un vero best-seller classico tra questi prodotti. Ho scoperto la versione opacizzata, che quindi non rende mai lucida la pelle, non la carica, diciamo, di uno strato quasi artificiale come fanno, ahimè, tantissimi prodotti di questo tipo, e quindi anche in questo caso mi trovo molto bene e uso solo quello. Un altro gesto fondamentale per avere un incarnato luminoso e quindi anche giovane è affiancare all'esfoliazione l'uso di un prodotto a base di retinolo per la notte. Io per la notte vi consiglio in particolare due prodotti e vi assicuro, io ne testo tanti, non tutti i prodotti che hanno la scritta retinolo o che contengono dei retinoidi sono effettivamente efficaci. Io l'ho scoperto sulla mia pelle testandone tanto. Vi consiglio, se siete alle prime armi o avete una pelle estremamente
lente delicata che reagisce a qualsiasi cosa, questa di Neutrogena che secondo me non causa problemi a nessuno perché è una crema completa che contiene anche tanto ialuronico e quindi veramente potete usarla senza problemi. Come sempre, se è la prima volta che vi avvicinate ai prodotti a base di retinolo, fate comunque delle prove, magari la prima settimana utilizzatela 2 o 3 sere intervallandole con altri prodotti, ma io escludo che qualcuno possa avere problemi con questa di Neutrogena perché è una crema veramente ultra delicata. A questa io personalmente, che ormai sono abituata al retinolo, per me è stato trasformativo. Ho iniziato a usarla alle soglie dei 40 anni e non me ne sono mai pentita perché nel giro di qualche settimana la mia pelle è cambiata da spenta, da grigia, da leggermente asfittica, con i pori anche abbastanza visibili in certi punti, a una pelle molto più luminosa e levigata. L'altro prodotto che utilizzo è questa di La Roche-Posay Rederm Care. Questa è una crema abbastanza potente, è da utilizzare secondo me tamponandola, quindi applicandoci sopra dopo una mezz'oretta o anche dopo pochi minuti una crema più ricca perché asciuga leggermente la pelle. Se siete magari ultrasensibili, avete problematiche particolari della vostra pelle, partite con 1 o 2 volte alla settimana e poi da lì estendete fino a usare il prodotto tutte le sere, se tutto va bene. Anche di questi due prodotti trovate i link qua sotto. Un altro gesto per me fondamentale, io lo faccio tutto l'anno, ma in primavera secondo me non può mancare, è l'utilizzo di un buon autoabbronzante. Gli autoabbronzanti non rendono la pelle arancione, non vi rendono troppo scure, basta usare prodotti d'avanguardia di ultima generazione. Perché gli autoabbronzanti di oggi non solo spesso sono ricchi di proprietà anti-aging, ma regalano semplicemente un colorito sano, basta anche saperli utilizzare. Io al momento per il viso utilizzo una maschera allo ialuronico e piena pienissima di vitamine di un brand anche molto conveniente come prezzi che si chiama Bondi Sense. La maschera si chiama Pure, è consigliata come maschera notte, io spesso la uso al posto della crema di giorno perché trovo che l'effetto sia migliore, forse perché dormendo magari una parte viene lasciata sul cuscino oppure per altri motivi, ma mi trovo meglio utilizzarla di giorno. Comunque è un prodotto favoloso che costa poco, dura tanto e ha solo vantaggi. Anche di questo vi lascio il link qua sotto. Per il corpo uso invece una spuma che trovo sia la formulazione migliore per i prodotti autoabbronzanti corpo, sia come effetto assolutamente naturale e che potete andare a intensificare in modo molto semplice. Questa di Vita Liberata è anche un ottimo inci, è una marca, un brand di cosmetici naturali specializzata poi negli autoabbronzanti e io mi trovo molto molto bene. Vorrei provare anche qualcosa per il viso perché mi trovo veramente estremamente bene con questo brand. La spuma ha anche il vantaggio di durare a lungo, basta applicarla bene. Di solito io utilizzo un guanto, ma recentemente ho scoperto anche una spazzolina veramente molto comoda che utilizzo. E la resa è assolutamente perfetta perché vi regala un leggero colorito ambrato. Se volete apparire più abbronzate, basta riapplicarla. E di questo prodotto mi piace anche rispetto a molti prodotti concorrenti la durata di vita. Anche se vi fate la doccia tutti i giorni, comunque rimanete, l'effetto si nota per almeno una settimana. Naturalmente, per regalarci un colorito sano che ci faccia dimostrare alcuni anni in meno in primavera, secondo me è importante anche giocare d'astuzia. E qui veniamo a parlare del make up. Per quanto riguarda il make up, secondo me ci sono dei prodotti davvero fantastici, ma in generale, mano a mano che ci avviciniamo alla primavera e poi all'estate, secondo me è importante anche proprio alleggerire il trucco, semplificarlo, perché un colorito naturale sotto il quale traspare il nostro vero incarnato, secondo me toglie anni e rende la nostra pelle molto più luminosa che neanche un trucco completo con un fondotinta pesante, con la cipria e via dicendo. Per cui io preferisco pochi prodotti efficaci che rendano il mio colorito sano e naturale, ma che sia anche realizzabile con pochi gesti. Tra i prodotti che vi consiglio c'è innanzitutto una buona terra, un buon bronzer. Il bronzer è un po' come per gli autoabbronzanti, i bronzer di oggi non rendono la vostra pelle color terracotta, ma le regalano semplicemente un colorito sano e sono assolutamente dosabili. Qui ho 2 consigli per voi, uno un pochino più high-end, un pochino più costoso, ed è questa di Tom Ford che ho appena acquistato, che sto già utilizzando non stop perché mi piace tantissimo.
tantissimo. Oltretutto mi piace molto anche questa confezione bianca e dorata che la rende quasi un pochino un piccolo scrigno, gioiello. È un ottimo prodotto, la polvere è molto fine, si fonde bene con il vostro incarnato. Io ho preso la numero 1, quindi è abbastanza chiara, va benissimo per la primavera. Altro prodotto decisamente più economico, ma non per questo meno buono, è questa di Benefit, la famosa Hoola. Questo è un prodotto preferito da tantissime make-up artist, infatti l'ho copiata una di loro che mi pare si chiami Camila Coelho, che ha un po' i miei colori, per cui spesso le rubo qualche prodotto. E, questa è molto buona e viene utilizzata tra l'altro non solo come terra, e va benissimo, ma anche per esempio per fare dei contouring, oppure per esempio è ottima con un pennellino piccolo per sottolineare la rima dell'occhio in modo assolutamente naturale, proprio perché si fonde bene con i vostri colori ed è un'ottima terra anche da utilizzare proprio come bronzer. Un ottimo prodotto per regalare un colorito sano e quindi anche più giovane alla nostra pelle, naturalmente, è un ottimo bronzer. Io sto usando questo duo di NARS, che sono i suoi due colori best seller, anche di questo vi lascio il link qua sotto, e mi sto trovando molto bene perché è un duo. Secondo me è importante adattare anche il colore del nostro fard al nostro colorito, quindi finché siamo ancora abbastanza pallide, secondo me è meglio usare una tonalità un pochino più chiara che si fonde con l'incarnato naturale, poi mano a mano che ci abbronziamo un po', magari un colore più intenso. Adesso qua sembra molto vivace, ma sulla pelle vi assicuro l'effetto è super naturale. Bisogna adattare anche il colore del blush, quindi a me piace questo duo perché è veramente adatto 12 mesi all'anno. Un altro prodotto che regala colorito perché riflette bene la luce sulle vostre labbra è avere un buon lucidalabbra, di quelli dall'effetto rimpolpante che si possono applicare sopra i rossetti e quindi riflettono bene la luce. Il mio preferito è questo di Revolution, ha dei colori bellissimi, secondo me molto molto naturali, e applicato anche sopra a un rossetto nude rendono veramente le labbra molto polpose e oltretutto belle lucide che riflettono bene la luce, quindi ci fanno senz'altro apparire più giovani. Per rendere il nostro colorito luminoso è importante utilizzare a volte qualche prodotto che dia una marcia in più. Il mio preferito, ormai lo sapete, è questa maschera di Current Body a luce LED, che ha la capacità e il potere di stimolare la produzione di collagene ed elastina e quindi di rendere la nostra pelle non solo farla sembrare giovane, ma renderla autenticamente più giovane, stimolando due processi che, ahimè, con il passare degli anni tendono un pochino a rallentare. Questa maschera non per niente è molto utilizzata anche dalle star, magari prima delle serate importanti, perché veramente è un gesto da 10 minuti, assolutamente pigro, basta indossarla e il gioco è fatto, ci si rilassa 10 minuti e poi si torna con una pelle decisamente più rinfrescata e più luminosa. Veramente ha il potere di cambiare la qualità della nostra pelle, perciò io prima la usavo una o due volte alla settimana perché era un po' pigra, adesso è intensificato e almeno a giorni alterni la utilizzo sempre perché vedo proprio i risultati e questo naturalmente mi stimola a continuare a utilizzarla con costanza, per cui magari se vogliamo avere un colorito più giovanile, più sano, adesso che siamo in primavera, aggiungiamo qualcosa di speciale, facciamoci una coccola, un regalo extra con un prodotto che oltretutto non si consuma perché questa dura nel tempo e che possa veramente stimolare la giovinezza della nostra pelle. Un gesto altrettanto importante, questa volta invece assolutamente gratuita, secondo me è quella di fare regolare attività fisica. In questo modo non solo arriviamo in super forma all'estate, quindi anche alla fatidica prova bikini, come ancora viene chiamata, ma soprattutto preveniamo un sacco di acciacchi e stimoliamo la microcircolazione della nostra pelle, anche di quella del viso, che ci regala tantissima luminosità e toglie tantissimi anni. Secondo me avere un fisico agile e scattante già di per sé toglie anni. Se poi l'effetto si trasferisce anche al nostro viso, rendendolo molto più colorito, molto più sano, ecco che l'effetto è veramente ulteriormente potenziato. Quindi fate attività fisica perché non solo vi rende più giovani e scattanti nel fisico, ma anche nel viso, stimolando la circolazione della vostra pelle, quindi rendendola più luminosa e più giovane. Se questo argomento vi è interessato, guardate anche questi due video che trattano l'argomento da angolazioni diverse e che secondo me possono interessarvi. Iscrivetevi al canale, accendete la campanella, ma lasciatemi anche un bel like se questo video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!